E con il tour della camera da letto inizio finalmente a mostrarvi i vari ambienti della nuova casa. Ho deciso di iniziare dalla camera da letto perché tra le varie stanze della casa al momento è quella più sistemata. Vi premetto già che i decori che vedrete non sono quelli definitivi, ma non penso sia difficile da immaginare. Oggi che filmo questo video è il 14 gennaio e ci siamo trasferiti qui esattamente 9 giorni fa, quindi abbiamo spostato i mobili, la parte di arredamento necessaria, ma c'è ancora poco di personale. Ad esempio, non ho ancora deciso come decorare alcune pareti che quindi risultano un po' spoglie, come arricchire i vari angolini della stanza, ma sono tutte cose che potremmo fare con calma nel corso di questi mesi. Quindi, detto questo, bando alle ciance, vi faccio vedere com'è venuta la stanza dopo la ristrutturazione e il trasloco. La prima cosa che abbiamo spostato qui è il guardaroba, che è stato anche il pezzo più pesante da trasportare e da rimontare. Fortunatamente, come vedete nelle immagini, ci hanno lavorato tre baldi uomini, marito, fratello e suocero, e per fortuna avevo fatto anche un bel decluttering di tutto l'interno qualche settimana prima del trasloco. In questo modo la roba da spostare era poca e selezionata ed abbiamo riordinato tutto più velocemente. E meno male perché, come vedete, invece il montaggio dell'armadio ha richiesto un intero pomeriggio. Infatti, nel frattempo, tra un ripiano, un'anta ed un cassetto è calata la notte. Quindi il guardaroba è rimasto organizzato come già vi avevo fatto vedere in casa vecchia. Il primo modulo, quello accanto alla finestra, è il mio. Subito dopo c'è quello di Marco e qui al fondo c'è quello più piccolino che contiene le giacche, le coperte, la biancheria per il letto. All'interno è tutto organizzato come prima perché comunque nel tempo ho trovato l'assetto ideale per me, quindi vi lascio qualche clip e qualche panoramica, ma tra i video passati trovate già tutti i contenuti sull'organizzazione interna dei tre moduli, con tanto di costruzione degli organizzatori, decluttering, modifiche varie, tutto quello che c'è da sapere. Proseguendo verso la finestra troviamo questo tendone bianco leggero che, se vi ricordate, è identico a quello che già avevo in soggiorno in casa vecchia. Trovo che sia un buon tessuto, lascia passare tanta luce e allo stesso tempo nasconde gli infissi marroni che, come vi dicevo in altri video, non amo particolarmente. Qui semplicemente i giorni scorsi abbiamo applicato la barra in alto con viti e tasselli e dopo aver preso le misure ho accorciato un po' i tendoni con un orlo con la macchina da cucire perché erano un pochino lunghi per la misura di questa finestra. E poi li abbiamo inseriti nella barra bianca appena montata e li abbiamo appesi al loro posto. E guardate come cambia la stanza con solo questa piccola aggiunta, fa davvero la differenza. Su questa parete, accanto alla finestra e di fronte al guardaroba, quella che abbiamo dipinto di grigio azzurro, abbiamo posizionato il letto e i comodini. Ma prima di parlarvi più nello specifico di questa zona, facciamo un salto indietro ad una settimana fa. L'altro giorno, infatti, ho ricevuto un regalo super gradito da parte di Emma Materassi, che mi ha inviato e chiesto di provare il suo materasso Emma Hybrid Premium. Qui ci vedete mentre lo apriamo dal sottovuoto e lo posizioniamo sul letto. Tra l'altro, troppo divertente vederlo gonfiarsi una volta aperto. Sembra impossibile che cresca così. Sono stata felicissima di questa proposta, sia perché il momento del cambio casa era perfetto per un cambio del materasso, sia perché ultimamente con la gravidanza che va avanti non dormo proprio benissimo, comunque non più come prima. E i materassi di Emma Materassi si pongono proprio come obiettivo quello di garantire il miglior riposo possibile e permetterci di svegliarci la mattina con tutta l'energia di cui adesso avrei davvero tanto bisogno.
Questo, come vi dicevo, è il materasso Emma Hybrid Premium ed ha tra le sue caratteristiche principali quella di unire il sistema a molle insacchettate a quello del memory foam che si adatta ad ogni curva del corpo, qualsiasi posizione noi teniamo durante il sonno. Sopra il memory c'è uno strato aggiuntivo che evita la sensazione di sprofondamento e ancora sopra la fodera traspirante. Questa fa sì che il materasso sia sempre fresco ed asciutto e oltretutto la si può lavare con facilità in lavatrice, quindi cosa assolutamente ottima. Altra cosa super positiva secondo me è che Emma dà la possibilità di provare i materassi comodamente a casa per 100 notti, così da valutare come ci si trova. Nel caso non ci si dovesse trovare bene, il reso è gratuito e questo secondo me testimonia anche quanto l'azienda creda nella qualità dei suoi prodotti e quanta ricerca e quanto investimento ci sia in questi materassi. Rieccoci tornati al presente. Ora è una settimana che utilizzo il materasso Emma e la mia opinione è sicuramente positiva. Avevo paura di non riuscire ad adattarmi al memory foam perché ho sempre dormito su materassi classici e invece probabilmente grazie al sistema misto di molle e memory queste notti sono andate molto molto bene. Ho ancora tanto tempo per provarlo al meglio, ma per le sensazioni che ho sperimentato fino a qui mi sento sicuramente di consigliarlo. A questo proposito, Emma Materassi mi ha dato un codice sconto per voi. Con il codice Tati, che vi scrivo qui a video, avete il 5% di sconto che è cumulabile con i saldi invernali fino al 60% già in corso sul sito, quindi un'ottima promozione. Vi lascio il link al sito e tutte le informazioni del caso giù in info box e vi invito a darci un'occhiata se volete investire per migliorare il vostro sonno, il vostro riposo con l'inizio di questo 2023. E ora torno a mostrarvi il resto della stanza. Strutture del letto e comodini sono rimasti gli stessi e sono della stessa serie del guardaroba e per ora non ho ancora cuscini, coperte particolari, cose per personalizzare il letto perché ci voglio pensare con calma e studiarmi poi degli abbinamenti carini. Come vedete abbiamo riposizionato la mensola lunga sopra il letto perché comunque ci piaceva l'idea di mantenerla, poi anche questa la decorerò con fotografie, oggetti significativi, ma ho tutto il tempo per farlo con calma. Per il momento ho utilizzato dei poster e delle cornici che già avevo in casa, ho aggiunto due bicchieri decorativi, il potos, qualche libro, giusto per dare una sensazione di maggiore accoglienza. Ed arriviamo qui nell'ultimo angolino della stanza ancora da mostrarvi. Questo tra tutti è il meno definito, ma vi faccio comunque vedere come l'abbiamo organizzato fino ad ora. Per il momento la cassettiera, l'unica che rimarrà in questa stanza, è frontale rispetto alla porta d'ingresso e ci abbiamo temporaneamente appoggiato sopra la TV, ma in realtà i piani per questo angolino sono altri. Infatti, come vedete, l'attacco della TV è lassù in alto perché la nostra idea è quella di posizionare la televisione su una mensolina in alto come già avevamo fatto in casa vecchia. Il problema è che qui, a differenza dell'altro appartamento, c'è questa grande risega sul muro che comporta di dover realizzare una mensola sagomata su misura e purtroppo per il momento, per ovvi motivi, non siamo ancora riusciti a dedicarci a questo lavoro. Una volta che la TV sarà sulla mensola, qui sotto vorrei girare la cassettiera in modo che sia rivolta verso la finestra e creare un piccolo angolino con uno specchio a figura intera, qualche pianta, valutare se ci può stare una libreria sottile nella risega del muro, qualche mobile sottile, insomma creare un piccolo angolino confortevole. Insomma, quando i vari ambienti della casa saranno vivibili, penseremo anche a questo angolino.
E infine qui accanto alla cassettiera c'è questa parete bianca che, come vedete, è ancora completamente spoglia, e anche a questa penseremo nel corso di questi mesi, anche perché devo dire che con l'arrivo del bambino avere a disposizione ancora uno spazio completamente vuoto non è affatto una brutta idea. Decideremo nel corso del tempo come arredarla, come decorarla, anche perché penso proprio che per un certo periodo il lettino del bambino starà qui in camera nostra, quindi vedremo come andranno le cose. Bene, questa qui è la nostra nuova camera da letto. Se riesco a trovarle, vi metto qui anche qualche clip di com'era la stanza quando abbiamo acquistato la casa, con quel pavimento scuro, la parete verde intenso. A vederla ora, anche se non è ancora completa al 100%, sembra comunque un'altra stanza. Il pavimento vinilico che abbiamo scelto lo trovo veramente perfetto per l'atmosfera che volevo creare in casa, e come sempre scegliendo colori tenui per arredi e pareti non ho sbagliato, perché ora questa camera da letto mi dà davvero un senso di relax, quindi anche se ancora incompleta sono già super soddisfatta. Io ora sono molto curiosa di scoprire che cosa ne pensate, quindi fatemelo sapere con like e commenti qui sotto. Se ancora non l'avete fatto, ricordate di iscrivervi al canale, e se vi fa piacere vi invito a venire a seguirmi anche su Instagram per tanti altri contenuti. Noi ora, un po' per giorno, continuiamo a sistemare le varie stanze della casa e non appena sono pronte ve le faccio vedere tutte quante. Per il momento direi che vi saluto, vi mando un bacio e vi aspetto presto con un nuovo video.